Toscana, temperature tropicali e campagna a secco, un inizio d'estate che porta con sé una serie di rischi. Scattata l'emergenza incendi in Maremma, Val di Cornia, Chianti, Val Bisenzio e Lucchesia. Lutto nel mondo del calcio toscano, è scomparso all'età di 64 anni il vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti ed ex presidente del Comitato Regionale Toscano, Fabio Bresci, dopo una grave malattia. La Toscana porta in Europa il turismo per tutti. La Toscana, approdata al Parlamento Europeo per raccontare alle altre regioni europee il proprio impegno e le buone pratiche in difesa del diritto di viaggiare. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Studio TG. Apriamo il nostro telegiornale parlando del grande caldo scoppiato in tutta la Toscana. Temperature tropicali e campagna a secco, un inizio d'estate che porta con sé una serie di pericolosi rischi. Scattate infatti l'emergenza incendi in Maremma, Val di Cornia, Chianti, Val Bisenzio e Lucchesia. Ma vediamo tutto il resoconto del servizio di Alessio Poggioni. Il primo giorno d'estate apre le porte alla stagione più calda dell'anno, ma a ben guardare la colonnina di Mercurio, unita alle scarsissime precipitazioni, hanno catapultato il nostro paese, la nostra regione in particolare, in un clima più da ferragosto che da giugno. A causare questa ondata di calore è l'anticiclone nordafricano, che da inizio settimana ha investito la nostra penisola e soprattutto le regioni centro-settentrionali. Le temperature dovrebbero crescere ancora in questi giorni fino alla fine della settimana, arrivando a toccare i 38 gradi nelle città, nonostante il caldo, combinato agli elevati tassi di umidità, ci farà percepire temperature anche superiori rispetto a quelle effettive dell'aria. Le conseguenze di questa nuova ondata di caldo, mista alle scarsissime precipitazioni, sta provocando in Toscana due ordini di problemi. Da un lato la siccità, che soprattutto nelle zone della Maremma sta causando problemi di approvvigionamento, con lo stato di emergenza idrica indetto dal presidente della regione toscana Enrico Rossi e l'autorità idrica toscana che chiede ai sindaci di emettere ordinanze per contenere l'uso dell'acqua, vietando ad esempio i lavaggi dell'auto o l'innaffiamento dei giardini. Dall'altro lato gli incendi, vera e propria piaga della nostra regione, che ogni anno aumenta in termini di gravità. In questi giorni in Toscana diversi roghi, spesso partiti dalle sterpaglie, si sono sviluppati nelle zone più rurali o boschive e soprattutto verso la costa, il sud della regione. 2 ettari di bosco sono bruciati a Suvereto, nel Livornese, mentre altri roghi sono scoppiati nella Val di Bisenzio, sulle colline del Chianti e in Lucchesia. Minacciato anche il camping Le Marze, vicino a Castiglione della Pescaia, dove anche qui sono andati in cenere quasi 3 ettari di pineta. A fuoco anche un impianto di compostaggio a Piteglio, nelle montagne pistoiesi. Soltanto nella giornata di martedì, intorno alle 20, i vigili del fuoco avevano al loro attivo 73 interventi su incendi, di cui 4 ancora in corso. Alla base dei roghi, spesso la mancanza di accortezze da parte dei cittadini, ma anche, in taluni casi, il dolo volontario. Le raccomandazioni da parte dei vigili del fuoco e protezione civile sono sempre le stesse: divieto totale di abbruciamenti di sterpaglie o foglie secche, divieto di accensione fuochi, attenzione con i mozziconi di sigarette, fiammifere o qualsiasi altro materiale infiammabile. La Toscana brucia e l'intervento costante dei mezzi di soccorso può soltanto tamponare una situazione che ogni anno sembra peggiorare sempre di più e siamo soltanto all'inizio. E il Mugello ha accolto nella giornata di ieri il suo più grande evento. Resterà infatti una data storica, il 20 giugno 2017, per il comune di Vicchio, giorno in cui Papa Francesco si è recato nella piccola frazione di Barbiana per rendere omaggio alla figura di Don Milani. Vediamo il resoconto della giornata. Don Milani rivive attraverso le parole di Papa Francesco. Si è conclusa la breve e intensa visita del Santo Padre a Barbiana, la piccola frazione del comune di Vicchio, e tesa ad omaggiare la figura del priore Don Lorenzo nel 50° anniversario della sua morte, avvenuta il 26 giugno 1967. Il pontefice è infatti atterrato intorno alle 11:15 nella piazzola predisposta sotto la chiesa, tra misure di sicurezza straordinarie, una visita blindatissima e in forma strettamente privata, riservata ad un gruppo ristretto di persone. Ad accoglierlo il cardinale Giuseppe Vettori e il sindaco del comune di Vicchio, Roberto Izzo. Bergoglio, una volta arrivato, si è subito recato in preghiera sulla tomba di Don Milani, dopodiché è stato accompagnato nel piazzale davanti alla chiesa. Una piccola platea di poltrone bianche, allestita alle spalle della piscina che Don Milani fece costruire per i suoi ragazzi, ha infatti accolto il discorso di Francesco, preceduto da quello del cardinale Vettori. E proprio Vettori ha parlato della figura del priore di Barbiana, che per molti fu considerato un prete scomodo. La figura di Don Lorenzo deve essere liberata da ogni retorica, non deve essere mitizzata, ha così dichiarato, per poi concludere: non cerchiamo di imitarlo, ma ripensiamo alle ragioni per cui non fu compreso in quei giorni. A queste parole è poi seguito l'intervento del pontefice, che ha rivolto la sua attenzione agli ex allievi di Don Lorenzo. Voi siete testimoni di come un prete abbia vissuto la sua missione con piena fedeltà alla Chiesa e verso ognuno di voi. Ma il momento importante è stato quello di chiusura, in cui il Santo Padre ha definitivamente riabilitato la figura di Don Milani. Un atto di amore, dedizione e di fede, come l'ultimo messaggio lanciato da Bergoglio. Pregate che anch'io prenda esempio da Don Milani.
E adesso parliamo di turismo senza barriere. La Toscana è infatti approdata al Parlamento europeo per raccontare alle altre regioni d'Europa il proprio impegno e le proprie buone pratiche in difesa del diritto di viaggiare. Vediamo. Un turismo sempre più sostenibile e senza barriere. La Toscana è in missione a Bruxelles, al Parlamento europeo, per l'anno internazionale del turismo sostenibile, per raccontare alle altre regioni d'Europa il proprio impegno in difesa del diritto di viaggiare. Presenti alla tavola rotonda sul turismo accessibile per tutti, l'assessore regionale al turismo Stefano Cioffo e il direttore di Toscana Promozione Turistica Alberto Peruzzini. L'assessore Cioffo, durante il suo discorso alle altre regioni europee, ha sottolineato che tutti devono poter viaggiare, viaggiare è un diritto anche per chi ha una disabilità. Fare questo significa investire sull'economia, investire sul futuro, investire nella tutela di ciò che di più prezioso ci è stato consegnato dalle generazioni passate. Abbiamo, se possibile, anche un compito in più. Renderci conto che intanto l'accessibilità è un tratto distintivo che aggiunge, se possibile, valore alla nostra, al sistema della nostra ospitalità e quindi determina una maggiore attrattività della Toscana in quanto sicuramente diffusamente accessibile. E in più abbiamo anche il dovere di trasmettere il valore culturale del nostro patrimonio. Quella inaccessibilità alla cultura è una barriera che dobbiamo superare. Un tema, quello del turismo accessibile, molto caro alla nostra regione. Alberto Peruzzini, direttore di Toscana Promozione Turistica, ha ricordato come in Toscana ci siano oltre 1100 strutture ricettive certificate per accogliere turisti con bisogni speciali e poi 43 tra parchi e spiagge, 141 musei e 39 itinerari accessibili. Quindi il turismo per tutti, il turismo che cerca di mettere nelle condizioni i turisti da tutto il mondo di scegliere una destinazione non perché è accessibile ma perché è la destinazione preferita e diciamo naturalmente è anche la destinazione accessibile. Quindi la grande sfida è questa, lavorarci con raziocinio e con progettualità pluriennale per i prossimi anni l'impegno della Regione Toscana non mancherà. Al Parlamento europeo è in corso un dibattito per dare una linea guida per uniformare le politiche di attenzione alle diverse disabilità e per questo la Toscana ha portato ad esempio le sue buone pratiche per un viaggio senza barriere. Adesso voltiamo pagina, passiamo alla cronaca, andiamo a Firenze dove sono stati scoperti ed arrestati gli aguzzini della prostituzione. Sono infatti 7 gli sfruttatori di ragazze albanesi. Vediamo. Le reclutavano in Albania con l'inganno e poi le costringevano a prostituirsi in Italia, a Firenze. Le ragazze, tutte d'età tra i 19 e i 36 anni, venivano sfruttate da un gruppo composto da 7 uomini albanesi che sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri di Scandicci. I malviventi si fidanzavano con le giovani in Albania e poi le convincevano a trasferirsi, ma una volta arrivati in Italia le avviavano alla prostituzione e iniziava l'incubo. Ovviamente iniziato questo iter non si potevano più sottrarre e non disdegnavano diciamo, all'occorrenza di utilizzare la violenza appunto su queste donne. Sono stati riscontrati insomma, anche i classici diciamo, atteggiamenti, cioè di in situazioni climatiche avverse o anche se la ragazza diceva di essere particolarmente stanca, assonnata e quant'altro, veniva comunque obbligata a rimanere su strada e a cercare diciamo, di raggiungere il numero di clienti diciamo, prefissato e quindi arrivare a quella quota di guadagno. I destinatari dei fermi, d'età compresa tra i 20 e i 36 anni, sono tutti accusati dei reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Le ragazze venivano fatte prostituire alla periferia nord di Firenze e anche in alcuni appartamenti. Ogni ragazza poteva arrivare a guadagnare fino a 1.500 euro a notte. Nel corso delle perquisizioni domiciliari a carico dei fermati, i carabinieri hanno sequestrato 17.000 euro in contanti, manganelli telescopici, 5 auto di grossa cilindrata, oltre a centinaia di preservativi. E adesso voltiamo pagina, il lutto nel mondo del calcio toscano, è scomparso all'età di 64 anni il vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti ed ex presidente del Comitato Regionale Toscano Fabio Bresci, vediamo il suo ricordo nel servizio di Fabio Ferri.
Uomo, padre, amico, commercialista e presidente, l'ordine è giusto, lo troverà ognuno di noi nel suo cuore. Ognuno ripenserà a cosa Fabio Brescia è stato per noi, a quanto ci ha dato. Ognuno di noi custodirà i ricordi di Fabio Bresci, vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, che ci ha lasciato stanotte all'età di 64 anni, dopo una lunga lotta ad una grave malattia. Ognuno di noi conserverà il suo ricordo senza fatica, perché Fabio Bresci è stato uomo d'azione, ma ha saputo entrare nella vita di tante persone con gentilezza. Noi del mondo del calcio non lo dimenticheremo, non lo dimenticherà chi lo ha incontrato come presidente dell'Audax Rufina, squadra del suo paese, non lo farà chi lo ha conosciuto come presidente del Comitato Regionale Toscano, una carica che Bresci ottenne nelle elezioni del 3 ottobre 98 e che lasciò solo qualche mese fa, solamente per crescere e diventare vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, non certo per alzare bandiera bianca davanti la malattia, perché come detto Fabio Bresci era uomo del fare, dell'agire, uomo d'azione fino all'ultimo, per certi versi un passionale e un rivoluzionario, come dimostrò negli anni 90 quando insieme ad Innocenzo Mazzini e ad altri presidenti trasformò per sempre il CRT, mutandolo in un luogo a servizio delle società. La Toscana con lui è diventata il laboratorio d'avanguardia del calcio dilettanti, un luogo di sperimentazione e grandi intuizioni, come il rifacimento dello stadio Bozzi, divenuto la Coverciano del calcio dilettanti e che da domani sarebbe forse giusto portasse il suo nome. Fabio Bresci ci ha lasciato e senza volerlo ovviamente ci ha lasciato un po' più soli, ma del resto era scontato, un'assenza così grande non passa inosservata, perché una cosa è certa, Fabio Bresci è stato tante cose, ma soprattutto è stato tanto per noi. Fabio, sono Fabio, come aprivo le nostre telefonate insieme quando ti dovevo chiedere qualcosa. Stavolta però la chiamata te la faccio soltanto per un doveroso ultimo saluto. Buon viaggio, presidente. E adesso cambiamo argomento e parliamo del nuovo progetto di responsabilità sociale realizzato da Estra dal titolo Anch'io uso internet. Estra, la multiutility toscana dell'energia, contribuisce ad arricchire il database creato da Utilitalia, contenente i migliori progetti realizzati negli ultimi 3 anni dalle aziende più vicine ai cittadini, con un progetto di responsabilità sociale rivolto agli over 65. È stata infatti presentata a Roma Utile all'Italia, la banca dati che contiene i risultati del primo censimento delle migliori pratiche nei servizi pubblici realizzati da Utilitalia, la federazione che riunisce 500 imprese italiane dei servizi idrici, energetici e ambientali. Tra gli oltre 200 progetti raccolti dalle 134 aziende che hanno partecipato al censimento, 80 buone pratiche sono state raccolte in una pubblicazione. Tra le iniziative prescelte c'è Anch'io uso internet, il progetto di alfabetizzazione digitale di Estra, multiutility, tra le prime in Italia nel settore dell'energia, che ha come obiettivo principale quello di favorire l'inclusione sociale di persone over 65 attraverso l'utilizzo e la conoscenza di internet. Il percorso formativo gratuito si articola in 6 incontri di 3 ore ciascuno, che si svolgeranno nelle città di Arezzo, Prato e Siena, e che consentirà a tutti i partecipanti di acquisire la conoscenza e le capacità necessarie per poter navigare in internet, creare e gestire una casella di posta elettronica, fare una chiamata su Skype e utilizzare social network, nonché accedere ai servizi online di varia natura. In una società sempre più digitalizzata, dichiara il presidente di Estra Francesco Macri, contribuire a sviluppare le capacità di utilizzo delle nuove tecnologie, soprattutto per gli over 65, significa anche contribuire alla loro partecipazione attiva alla vita di tutti i giorni. E adesso un'ultima notizia di cronaca, andiamo a Prato, blitz all'alba della Guardia di Finanza sui tesori di 5 famiglie residenti in città. Immobili vari, oggetti preziosi e molti contanti, è infatti il patrimonio milionario di 5 famiglie rom di Prato che la Guardia di Finanza ha sequestrato all'alba di stamani in città. L'operazione, denominata Falsi Poveri e condotta dai PM Lorenzo Gestri e Antonio San Germano, verrà infatti illustrata nella giornata di oggi in una conferenza stampa in procura a Prato dal procuratore capo Giuseppe Nicolosi e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza Amedeo Farrugio. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 20.35 con Telegram, dove Alessio Poggioni ospiterà Giovanni Bettarini, assessore all'urbanistica del Comune di Firenze. Appuntamento in prima serata alle 21.20 anche con Girotondo, dove Andrea Vignolini ospiterà Andrea Pugliese, Tommaso Grassi, Jacopo Cellai e Francesco Torselli per parlare della lunga estate di Firenze. Tra i cantieri della tranvia, quelli del sottopasso di Viale Talenti, la lunga estate di Firenze continua infatti con l'invasione dei turisti, sagrati bagnati e di cordoni, ma soprattutto con i tanti
nonostante i troppi episodi di degrado ormai immancabili. Dunque se ne parlerà stasera a Girotondo alle 21:20. È tutto dunque per questa edizione di Studio TG. Buon proseguimento con i nostri programmi e a tutti l'augurio di una buona giornata.